Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qua è Omega, benvenuti, ben ritrovati sul mio canale a bomba in questo nuovo video. Indovinate con chi? Era un po'. Forse secondo me non ci credete manco voi, perché era un mese, quasi un mese, sì, perché ho portato un video di Ronaldo speciale sulla Juve. Ragazzi, me l'avete chiesto tutti, rivogliamo Ronaldo Junior, altri video di Fortnite, quindi cerco di fare il possibile. Me l'avete chiesto tutti, rivogliamo Ronaldo Junior. Quindi ragazzi, mi ho appena trovato l'idea giusta, il tempo giusto per farvi questo video. Eccomi qui a portarvi un nuovo video con il nostro Ronaldo Junior super cazzato, che oggi, anche oggi saranno danni. Io ragazzi ve lo dico, ve ne porterei anche un al giorno di Ronaldo Junior. Il problema è che se li vedete io ve li porto, perché già per registrare per me ultimamente è difficile. Quindi se li vedete, li condividete con i vostri amici, io ve li porto e torniamo ad avere le visual che avevamo un tempo quando vi piaceva tantissimo Ronaldo Junior. Quindi dipende da voi, non dipende da me, quindi mi raccomando. Lasciate un bellissimo mi piace per il nostro Ronaldo Junior, iscrivetevi al canale, perché adesso sicuramente ne verranno altre delle belle tra me e Ronaldo Junior. E vi ricordo di seguirmi su Instagram, che trovate qui in descrizione, per seguirmi su tutti i prossimi outfit, per essere salutati ai infine i prossimi video e per essere sempre guappi. Quindi mi raccomando, vi aspetto anche su Instagram, che ora partiamo a bomba con Ronaldo Junior, che lo so che vi manca. Non fate gli omertosi, che lo so che vi manca. Bene, ragazzi e ragazze di tutte le età, fatevi un applauso, alzatevi i piedi, spaccate qualcosa, tirate una tastiera all'aria, strappatevi i vestiti, non lo so, perché oggi Ronaldo Junior è tornato. E guarda cazzo, siamo anche vestiti uguali. Cioè lui ha la box logo di Supreme bianca col cappuccio, io ce l'ho uguale però senza cappuccio. Dai, diciamo che oggi siamo sincronizzati, il fratello. Ragazzi, siamo tornati quest'oggi. Ditelo che vi mancava Ronaldo Junior, vi mancava lui, la casa di Ronaldo, tutte quante le cose che facevamo abitualmente con Ronaldo Junior. Perché, per chi se lo ricorda, Ronaldo Junior è stato in riformatorio e indovinate un po', è uscito proprio ieri. E guarda caso non vede suo padre da ieri, perché sapete che Ronaldo si è infortunato dopo aver debuttato in nazionale. E mercoledì gioca con l'Ajax, infatti è già partito per andare allo stadio, allo stadium, per poi partire ad Amsterdam. Infatti papà non lo vedo, ragazzi, da una vita. Cioè Ronaldo Junior non vede suo padre da una vita. Quindi stavo pensando, siccome le guardie sicuramente sono state incaricate di non farmi fare cagate, e la mamma è qui e sicuramente ora partirà insieme a papà e io dovrò andare appresso, sarà una noia mortale, ragazzi, sarà una noia mortale. Per cui direi di, se l'attenzione rimane dov'è, ragazzi, questa è l'ultima Lamborghini di papà, perché sapete che dopo che gliele abbiamo rotte praticamente tutte, ha preso la decisione, dopo la Lamborghini Supreme, che ancora non si sa se si potrà riparare o no, perché era l'unico modello al mondo, ha deciso di non comprare più Lamborghini eccetto questa, che è l'ultima, è una Aventador rossa. La fantastica Lamborghini Aventador, penso che la conoscete tutti. Vabbè, poi qui c'è la BMW i8, fantastica auto anche questa. E poi c'è la Ferrari, che diciamo ogni tanto usa anche la mamma. Che dite? Ci andiamo a fare un giro con la Lamborghini, ragazzi, per ricordare i vecchi tempi. Anche perché penso che tra un po' dovremo partire, sarà una noia totale. Quindi se la macchina è aperta, e spero sia aperta, e la mamma non mi rompe, la mamma sta lì. Ok, devo essere tipo veloce, prendo, entro, spacco, ciao. Ok ragazzi, direi che questo è il momento di agire. La macchina è chiusa. Ronaldo Junior, fai come ti ha insegnato qualcuno. Oddio, la mamma mi avrà sentito, via via via. Ronaldo Junior, non ci credi, hai scassato l'auto di tuo padre. Oddio, che pazzo. Oh mio Dio, ragazzi, pensate che Ronaldo Junior, cioè Cristiano Ronaldo, ha fatto a mettere una targa non a posto Ronaldo, perché sapendo tutto quello che è successo, se mettiamo una targa con scritto CR7 o Ronaldo, potevano destare sospetti se qualcuno rubasse la macchina. Ronaldo Junior, ragazzi, ancora una volta, prima della partita di Amsterdam contro l'Ajax, ha rubato la macchina a suo padre. Bene, ma non benissimo, o meglio dovremmo dire male, ma non malissimo. Ronaldo Junior, vedo che iniziamo subito. Fermo! Ma ti ricordi come si guida? Sei stato un mese in gattabuia, però questo te lo ricordi. Allora ragazzi, dato che abbiamo poco tempo, la mamma già si sarà incazzata, tutto il resto, ma penso che ormai abbiamo fatto l'abitudine.
andiamo o in autostrada o da qualche parte dove è possibile guidare l'auto senza essere disturbati da qualcuno, anche perché poi dovremo andarcene via. Quindi ragazzi, speriamo non succeda niente. Oh mamma, fermo, oddio. Qui succedono cose strane quando questo bambino prende le auto delle altre persone. Ok ragazzi, siamo appena entrati in autostrada. Io spero vi siano mancate. Oddio mio, Orlando già hai fatto un incidente. Oh mamma, non mi viene il nome, porca miseria. Il paraurti davanti. Oh mamma, iniziamo bene. Oh santa miseria. Io ragazzi sto dicendo, spero vi siano mancate le pazze di Ronaldo Junior, la grafica spettacolare di GTA, che sono un computer della Madonna può reggere, insomma tutte queste cose che fa Ronaldo Junior, spero veramente e vivamente che vi siano mancate. A quanto pare molti calciatori che stanno allo Santos, come sapete, stanno partendo perché hanno la trasferta o devono fare altre cose o si devono o si devono preparare appunto per partire. Quindi ragazzi, perché non fare l'ultimo giro a schere? Guardate, ora. Oh mamma, piano, frena. Madonna, non me la ricordavo guidare così. Non mi ricordavo che fosse così divertente guidare. Ronaldo Junior, stai tipo bloccando il traffico. Io spero che non ci siano poliziotti. Infatti, stranamente, ragazzi, ci sono più poliziotti. Forse perché era un mese che non si sentivano pazzi e i poliziotti forse si sono dati una calmata anche loro. Ma Ronaldo Junior è tornato, ragazzi, pronto per fare il casino, bordello. No, vi giuro ragazzi, no, oddio degli orsi. Non ricordavo fosse così divertente guidare una Lamborghini. E non mi ricordavo fosse così divertente giocare con la vita di Ronaldo Junior. Piano che ti fai male. Piano, ecco. Vedi queste cose, non le devi fare. Piano. Ma... ok ragazzi, il nostro soggiorno sulla Lamborghini continua senza problemi alla sgara. Allora, stranamente non si vedono mai comunque auto molto particolari, tipo altre Lamborghini, non si vedono mai nulla. Oddio, questo. Oddio, c'era un pazzo, ragazzi, che mi stava per mettere avanti. Adesso vi facciamo un bel sorpasso a schede. Eole! Mamma mia, che sorpassone! Oddio, e abbiamo azzuppato. Oddio, Ronaldo Junior, stai attento. Aspettate un attimo, ma. Oddio, ragazzi, ma avrò visto bene. Ma quella era una Mercedes AMG TR? Verde. Con la macchina non c'è mica nostro padre. Ragazzi, sono riuscito a leggere la targa. Io spero che non ce l'abbia nostro padre. Vabbè, no, ragazzi, è impossibile. Papà stava andando allo stadio, ma è impossibile che appunto stia da queste parti. Prendere una scommata di quelle micidiali. Ragazzi, faccio vedere i dettagli della Lamborghini, che sono qualcosa di estremo. Cioè, non so se ve li ho mai fatti vedere da così vicino, però sono dei dettagli molto particolari. Anche questa è una moda che mi permette a come... base a come, a quello che prima, cosa faccio, fai vedere i dettagli anche più belli. Ed è ora di partire, ragazzi. Alla velocità della luce, a sgara, corretto Giulio, mamma mia. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macchine superate. Madonna, la velocità di 340 km/h. Oddio, madonna, si è salvato. Non è finita, attento. Oddio, madonna. Merda. Oddio, Ronaldo Giulio. Che combinato. Hai ribaltato il tipo, vado a dare una mano. Oh mamma ragazzi, abbiamo letteralmente spaccato. Oh mio Dio, abbiamo spaccato il paraurti. Oh mamma, forse dobbiamo dare una mano a sto signore. Signore, oddio ragazzi, ma quella è l'auto di nostro padre. Vabbè, non è che ci sta solo nostro padre che può avere quest'auto. Mi scusi signore, ha bisogno di una mano? L'aiuto io? Aspetta, forse dovrei aiutarlo. Signore, oddio, ma ho letto bene. Ragazzi, ma sbaglio la targa? È scritto CR7. Oh mamma. Ok, io non ne so niente. Mi allontano, me ne vado. Che tanto non mi ha visto nessuno in faccia. Via Ronaldo Junior. Mi sa che ci ha chiamato qualcuno. Non girarti Ronaldo Junior, ti dico io chi è. Fidati Ronaldo Junior, non ti girare. Secondo me vai prima a prendere la macchina ed andartene. Però sta a chiamare tuo padre, quindi. Torico, sa, fa il calciatore, non so se te lo conosce, si chiama Cristiano Ronaldo. Ok, secondo me ora tipo scatta un rissone di quelli pazzeschi. Ronaldo tipo gli sta dicendo, ti faccio una faccia di schiaffi così e poi ti taglio tutti i viveri, porca miseria. Ronaldo Junior, ma perché stai così? È impazzito. Ok Ronaldo Junior, questa farsa non può andare avanti, chiedi scusa e basta. Sai che ti dico papà? Papà dice di non fare così, se no sarà ancora peggio per noi. Sai che ti dico, papà? Vieni in macchina, guido io. E ne ce ne scappiamo.
Ciao papà, senza il paraurti davanti, senza il logo più Lamborghini. Oddio, Renato Junior piano. Oh papà, madonna, piano. Ecco, bravo. Fine della corsa. Bravo Renato Junior, adesso? Per fare sta bravata, secondo me si è giocato l'uscita a vita. Ok ragazzi, papà si è incazzato seriamente. Ne abbiamo stavolta due in una. Abbiamo rotto due auto, cioè abbiamo... Che sfiga a trovare proprio papà sull'autostrada. Ma vabbè, io veramente non capisco. Va bene ragazzi, allora Renato Junior is back con le sue pazzie, è tornato. Spero vi sia piaciuto il video. In tal caso un bel mi piace, commentate, ditemi Omega, finalmente che ho trovato Junior, io vogliamo più video, fargli fare questo, questo e quell'altro. Quindi mi raccomando ragazzi, è importante anche iscrivetevi al canale, così non li perdete i prossimi video, mi raccomando. Saluto gli ultimi di voi su Instagram insieme a Renato Junior, che vi ricordo che anche lui c'ha Instagram, il nostro modellaccio. Saluto I'mKing99, Raffaele Di Biase, Andrea06755, CelittiMatteo04 e Antonio Bellucci. Questi sono i 5 di oggi che ho salutato su Instagram, quindi anche voi prendete il vostro iPhone o il vostro telefono, quello che avete, scusi la gente, mettete a seguirmi su Instagram, così vi posso salutare a fine video. Bene ragazzi, Renato Junior è pronto, carico pazzo, più che mai è tornato per fare tutto figa, bordello, casino, a scarica, colpo segreto. Ok, sono spaccato la schiena. Noi ci becchiamo tutti quanti al prossimo video. Mi raccomando, nei commenti a dirmi quello che volete e non perdete i prossimi video. Grazie per essere stati con me anche quest'oggi, Renato Junior, fiero più che mai. Noi ci sentiamo tutti quanti al prossimo video. Ciao.